Buongiorno, sono Francesco Sassone, sono candidato alle amministrative di Novara per Sinistra Ecologia e Libertà. Posso tranquillamente affermare che la piattaforma dei 10 di Libera è ampiamente sottoscrivibile da, non solo da me, ma da tutti quanti i candidati di SEL. Però ci terrei a soffermarmi su alcuni punti che ritengo abbastanza importanti. Innanzitutto ritengo opportuno mandare in pensione appunto il criterio del massimo ribasso. Questo per il semplice motivo che la pubblica amministrazione con i suoi appalti rappresenta ben oltre il 10% del PIL e quindi ha il dovere, ha l'opportunità di poter praticamente favorire economie più giuste e più solidali. Mi riferisco nella fattispecie a, per esempio, appalti che potrebbero essere indirizzati eventualmente verso economie, mercati su filiere del riciclo oppure filiere del chilometro zero. Questo avrebbe il vantaggio praticamente di sensibilizzare la cittadinanza, dare ossigeno a un mercato molto importante per il nostro paese e soprattutto permettere che questi prodotti diventino abbordabili per tutte quante le famiglie. Per quanto invece riguarda gli appalti, quindi per il protocollo sul monitoraggio degli appalti, riteniamo fondamentale che questo sia migliorato, nel senso riteniamo opportuno che si è estesa la sua applicazione a tutte quante le aziende, presso tutti quanti gli appalti e soprattutto deve essere utilizzato, esteso per tutti quanti gli appalti di ogni ordine di prezzo, quindi anche per gli appalti con un costo inferiore ai 500.000 euro. Riteniamo anche opportuno che il certificato antimafia debba essere richiesto per tutti quanti i tipi di appalto. Naturalmente c'è bisogno anche che la pubblica amministrazione si impegni nello snellire le pratiche burocratiche, nel formare i suoi dipendenti e soprattutto deve creare un pool di competenti da far sedere a un tavolo con la prefettura, con le forze dell'ordine e le associazioni di categoria, questo per tenere sempre tutto quanto sotto controllo. Altro problema molto importante che per noi fondamentale è la lotta all'evasione e alla corruzione. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, che in Italia ha toccato già un livello di oltre 100 miliardi di euro di mancato gettito per le casse dello Stato, riteniamo che debba essere rispettato e messo in atto in toto il piano antievasione da poco stipulato. Riteniamo quindi importante che il Comune di Novara si faccia promotore di un tavolo ove siedano la Guardia di Finanza, le associazioni di categoria e anche i locali uffici tributi per poter verificare al meglio tutte quante le dichiarazioni Modellise, per rendersi conto quindi della reale capacità di consumo dei cittadini, quindi verificando l'effettivo possesso di beni di lusso. Per quanto riguarda invece la problematica della corruzione, che la Corte dei Conti in Italia stabilisce che ha già toccato quota 50-60 miliardi come peso sui nostri bilanci, riteniamo che sia opportuno che il governo ratifichi la Convenzione Penale sulla corruzione e per questo come forza politica a livello locale e anche a livello nazionale ci facciamo garanti affinché questa cosa avvenga. Questo per il semplice motivo che in Italia il senso dell'impunità è altissimo, il senso della legalità, dell'illegalità è altissimo e praticamente è quasi ovvio, quasi scontato per poter partecipare e vincere una gara d'appalto dover ungere questa filiera. Tutto ciò lo ritiamo altissimamente scorretto, dato che grava sulle spalle di tutti quanti noi cittadini. Per questo come forza politica intendiamo utilizzare tutti quanti i proventi della lotta alla corruzione, della lotta all'evasione per il sociale, investire sul sociale, perché bisogna comprendere che un euro investito oggi per combattere la marginalità, la devianza, la criminalità o anche la povertà, equivale a 100 euro non spesi domani. È un investimento per un futuro, perché bisogna comprendere che la lotta all'illegalità si fa non soltanto con processi, confische, leggi ben fatte, ma si fa soprattutto con la scuola, con la cultura, con la scuola che ripeto che non deve essere
marginalizzato come accade in questo momento, ma si fa appunto con un forte senso delle istituzioni e dello Stato, ed è anche per questo che teniamo a dire anche che il 21 marzo deve diventare non una festa regionale per la memoria, ma diventare una festa nazionale, come il 25 aprile, come la festa della liberazione, perché riteniamo che ciascuna persona che ha sacrificato la propria vita per gli ideali della legalità e della giustizia deve essere ritenuto come un partigiano del nuovo millennio.